sei bella, Italia bella, io ti voglio bene. Là, al poggio della torre del Toscanelli, dove un vigneto lungo lungo arriva fino a piedi del poggio, e da lì riparte una pioppeta che nasconde, come volersela proteggere, una casa colonica diroccata. E io ero lì fra tutte queste erbe fiorite arte intorno a questa casa a far le fotografie in qua e là. A un certo punto mi sembrò di sentir parlare qualcheduno lì dentro la sauta rotta, e mi avvicinai e riconobbi la voce di un bimbo e la voce di uno grande, che penso sia stato il suo nonno. Guarda nonno, vedi? Queste sono tutte le fotografie di com'era la casa prima che io nascessi. Guarda tutti gli animali in piazza, le galline, i paperi, le nane, il cane legato al pagliaio. Guarda, c'è il filmato di babbo che lega questi animaloni a un carretto. Oh, cosa gli fa, Guarda qui, e poi ora l'ha legati, guarda, si allontana, va verso quella porta aperta di casa. Oh, che c'è dentro? Tutti quei ossi tondi di legno, tutte quelle cose sembrano di paglia. Oh, che roba è? E poi guarda qui, nonno, guarda, guarda, c'è una finestrina triangolare e c'è un animale, ci s'affaccia, guarda qui, rosa, con... oh, che è un naso schiacciato. Oh, dove l'ha picchiato per schiacciarselo così? Con quei due bui tondi. Oh, cos'è? Oh, che animale è? Caro piastrino, vieni accanto a me, ti dico io. Quando te non c'eri, a quel tempo che allora ero più giovane, parecchio più giovane anch'io, la nostra famiglia abitava qui. Non si chiedeva niente a nessuno. Tutto il che ci voleva per vivere ci si faceva da noi. E la notte si dormiva dalla stanchezza. Invece oggi in città stanno tanto svegli, da tanti pensieri e preoccupazioni che hanno, per l'ossessione delle bollette. La vita della campagna, come quando c'ero io qui, era fatta dagli animali che s'allevava e poi si mangiavano, dalle cose che si seminava e poi si mangiavano. Quegli animali che te hai visto, grossi, che babbo legava al barroccio, sono le vacche. E quelle servivano per andare nei campi a raccogliere o a arare con altri attrezzi. Insomma, erano bestie forti, potenti, che aiutavano babbo a lavorare e a raccogliere. A quei tempi, caro piastrino, non c'era l'acqua in casa, la luce in casa, oppure il gas come oggi. No, si doveva fare con quello che c'era. E qualcosa si inventava. Qualcosa, no. Ma come oggi, sa? Perché non c'è mia tutto neanche oggi. Però quando si andava a letto si dormiva. Oggi invece, in città specialmente, stanno tanto svegli. Sì, c'hanno l'acqua in casa, c'hanno il gas, c'hanno la luce, però sono tanto scontenti. C'hanno la macchina, l'automobile. Prima l'automobile non c'era mia, sa. Però quando ti affacciavi a queste finestre, vedevi le farfalle, sentivi il profumo delle piante, era una vita solamente più faticosa.
Però ricordati che la fatia a qualcosa serve. Te nulla duri fatia con quel tablet, hai tutto lì. Tu sapessi, piastrino, com'era bello fa la merenda a mezzo pomeriggio. L'anne Ampindu si lavorava. Arrivava la nonna, che si chiamava la massaia a quei tempi, si sentiva andare da lontano e portava un paniere col pane, col vino, con l'acqua, con pomodori, un poino di regatino, il sale in della saliera, l'ampollina e l'olio. Noi ci si metteva in pausa di lavoro, si andava tutti sul ciglione della fossa, all'ombra e le viti, o di qualche albero. E che meraviglia poter star lì a chiacchierare e mangiare. E la sera, quando si ritornava a casa, prima si dava da mangiare alle vacche, si sistemavano nella stalla, si dava il berone al maiale, il berone sarebbe la semola in un secchio o l'acqua, che si mescolava girata con un bacchetto di legno o col manio della granata di stipa. E poi si dava al maiale. Poro ciccio. Come mangiava volentieri. Il maiale mangia di tutto il che ne dai. Mele, avanzi, erbe. E poi viene il giorno che ne si fa la festa e si mangia noi. La sera poi s'andava in casa, tutti a tavola. Tutti a un tavolone lungo. Proprio sti davanti in due te ora, piastrino. Perché te ora sei a sedere sul fuorile. Codeste un fuorile. Dove s'accendeva il fuoco per cucinare. E dove ancor mio nonno mi teneva in collo. Mentre tutti, quando s'era finito di mangiare, dopo cena, si faceva due chiacchiere. Quando anche veniva gente d'altre famiglie un po' a veglia. Si stava quella mezz'ora in compagnia, al lume della luce a petrolio. Ma poi ci appava il sonno, perché a quell'ora, stanchi come eravamo, ci appava il sonno e s'andava a letto. Si dormiva bene tutta la notte, sa piastrino? Si dormiva davvero bene tutta la notte. Prima dei grandi, a letto ci andavano bimbi. Allora le mamme e le nonne andavano a metterli a letto e poi si mettevano lì accanto a raccontarmi le novelline con la luna, con le stelle, con grilli di notte, con le farfalle e l'ape su fiori. Le storie dei pescini fatati che chiappavano nonno del rio e loro s'addormentavano alla voce di mamma e di nonna. Nonno, ora si ritorna a casa da mamma? Sì, piastrino, mi ci porto subito. Poi io ritornerò qui. Stasera è la festa delle fiabe. La luna verrà a sorridere per tutte le nonne che raccontavano le fiabe ai bimbi contadini. E io mi rivedrò bimbino come sei te. E forse m'addormento del sogno cullato dalla voce della nonna.